Ciao amici della Grande Neve, in questa puntata di Tecniche in Pillole non parleremo di tecnica, bensì di piccoli consigli e soprattutto parleremo di noleggio sci. Eh sì, perché ormai non tutti comprano gli sci, ormai tutti li noleggiano, anche perché si ha la possibilità di provarne più modelli durante la stagione. Insomma, un vero e proprio boom. Di noleggi in Italia e nel mondo dello sci ce ne sono tantissimi. Ecco che noi vi racconteremo come si sceglie uno sci a noleggio. Senti Alessandro, ormai sempre più gente, sempre più turisti e anche appassionati di sci si rivolgono al noleggio, perché? Sì, semplicemente il passaggio dal noleggio all'acquisto semplice è un vantaggio perché si ha un materiale sempre preparato, pronto, quindi laminato e sciolinato, e allo stesso tempo non si ha, diciamo, la rottura di scatole di portare avanti e indietro il materiale da casa o comunque doverlo mantenere in cantina o in garage o comunque mantenerlo da qualche parte. Si viene qua e si noleggia direttamente un buon materiale a un costo relativamente giusto, perché comunque c'è un servizio dietro, quindi sciolinato e laminato tutte le volte che viene portato indietro. Oltre alla possibilità di provare i nuovissimi sci che ci sono sul mercato, c'è tanta sicurezza. Vediamo che quando si noleggia lo sci, vero Alessandro? Sì. Si prepara con accuratezza, si regolano gli attacchi. Sì. Questa ad esempio è la nostra tabella che viene data appunto dal nostro produttore che crea il nostro sistema operativo. E qua abbiamo i vari pesi, le altezze, le capacità, l'età e la lunghezza dello scarpone in millimetri. In questo caso si prende una pistola che è programmata con il taraggio dei chili, dell'altezza e del livello dello sciatore, perché comunque all'interno di tutto ciò del sistema dobbiamo avere una grande sicurezza, quindi viene dichiarato sia al cliente che da parte nostra nel sistema viene salvato tutto quanto. Ma nei noleggi non solo gli sci, hanno preso piede anche gli scarponi, è proprio il caso di dire, vero Alessandro? Sì. Anche in questo caso si passa su un ottimo scarpone, perché allo stesso tempo rimanere su un buono sci bisogna rimanere anche su un buono scarpone. Qua abbiamo uno scarpone che fonde l'esperto all'intermedio, quindi un po' per tutti, uno scarpone che possono usare, che può usare chiunque. Il computer ci aiuta, come in tutte le cose della nostra vita, ci aiuta molto. Qua abbiamo un programma che ad esempio, se vi faccio vedere, io apro la cartella, qua riesco a scannerizzare e a mettere nel sistema tutti i miei clienti. Poi posso sapere il cognome, il nome, l'albergo, i vari giorni che mantiene il prodotto. Anche posso anche dirvi, come vi ho fatto vedere prima con la pistola, posso dirvi il peso che è stato calibrato. Quindi in questo modo io ho la sicurezza mia e del cliente che lo sci sia stato calibrato perfettamente. Beh, senti Alessandro, abbiamo parlato sci belli, dell'ultima gamma, le novità, ma questi sci devono essere anche preparati bene. E forse anche questo è il successo del noleggio, che il cliente si trova lo sci perfettamente a posto. Sì Walter, anche lì dici giusto, alla fine per avere un buono sci bisogna avere una buona macchina. Ecco, in questo momento lo skiman sta riponendo lo sci all'interno della macchina. Come vedete è tutto computerizzato. Il programma è già stato inserito all'interno del computer, la macchina fa partire la funzione, i pistoni calibrano la lunghezza, la grandezza e la larghezza dello sci. Nel momento in cui lo sci è stato calibrato e regolato con i sistemi laser, in questo momento lo sci sta passando sul diamante. In questo momento lo sci sta facendo la traccia. Sta tracciando diamante o anche comunemente chiamata pietra. Secondo turno ripassa e fa il tuning, cioè rifà le lamine, la gradazione delle lamine. Questo passaggio viene fatto prima di sotto e poi di lato per aiutare appunto l'inclinatura della lamina. Questo è il secondo passaggio, cioè la parte superiore della lamina. In questo modo le lamine vengono fatte sia la parte sotto che la parte alta. E allora dopo questa chiacchierata andiamo a provare questi sci usciti da, non da un noleggio, ma da una boutique di sport, ragazzi. Eh sì, tieni Walter, questo è il tuo sci e mi raccomando non ti dimenticare le racchette. Persino le racchette, ragazzi, servizio completo. Buona sciata a tutti e ricordatevi, affidatevi ai noleggi
che siano di qualità,